Appassionati di calcio a 5, ben trovati all'appuntamento con Mondo Futsal. Parleremo di tanti argomenti anche questa settimana, consueta panoramica su tutti i campionati, ma prima di tutto l'impresa della Rapido Latina in terra calabrese, una vittoria che può valere moltissimo, può valere il salto di categoria. A tra poco dunque, inizialmente con la Serie A2. E dunque straordinario successo della Rapido Latina in casa della Pasta Pirro Corigliano. I nerazzurri si sono imposti con una vera e propria prova di forza, ipotecando di fatto la vittoria del girone e l'accesso alla massima serie. A Corigliano Calabro i ragazzi di Mister Giampaolo sono passati in svantaggio per opera di Vieira nella seconda frazione, però i pontini hanno reagito alla grande, centrando prima il pareggio e poi il sorpasso con Menini. In seguito è andato in gol anche il portiere Chinchio, uno dei grandi protagonisti della meravigliosa giornata nerazzurra. E sul finire ancora Menini e Mocellin hanno suggellato il 5-1 finale, un'apoteosi con il presidente Gianluca Lastarza in lacrime per la commozione. Ma ascoltiamo proprio, tiriamo in causa il presidente, il numero uno della società nerazzurra, Gianluca Lastarza. Ben trovato presidente. Allora presidente, torniamo sul big match vinto da Latina, se l'aspettava? Beh, un risultato forse così rotondo no, se devo essere sincero. Sapevamo che potevamo andare a fare il risultato lì, andavamo a affrontare una grande squadra. Ho detto a fine gara che solo una grandissima squadra poteva fare quel risultato. E abbiamo dimostrato veramente di aver messo in campo tutte le qualità, sia tecniche, agonistiche e umane, perché era una partita dove serviva tanto 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 cuore, soprattutto dopo essere andati in svantaggio di 1-0, dopo che nemmeno 10 secondi prima avevamo fallito un gol clamoroso con Battistoni. Indubbiamente, voglio dire, la reazione del secondo tempo è stata da grandissima squadra. Ecco, al momento dello svantaggio, presidente, c'è stata un po' di paura? Guardi, la paura mi è passata 10 secondi dopo il secondo tempo, quando ho visto lo sguardo dei ragazzi in campo. Ho capito che veramente avrebbero fatto di tutto per recuperare la partita. Ho visto veramente gli occhi di Menini, un frangente che mi hanno trasmesso sicurezza. Lo stesso Maina, Battistoni, erano tutti carichi a mille. Ero fiducioso che potevamo quantomeno arrivare al pareggio. Il campionato è sicuramente la priorità, ma parliamo anche di Coppa Italia. Con quale spirito si va in Sardegna? Ma io prima della partita il mio pensiero era il campionato. Sinceramente non stiamo snobbando la Coppa Italia, ci teniamo tanto, però sappiamo che il nostro obiettivo è il campionato. Se dovesse venire fuori anche questo traguardo, sarà, come si dice, la ciliegina sulla torta. Il problema è che affrontare 3 partite consecutive, sempre se riusciremo a passare il turno, a livello di energie mentali e fisiche è un dispendio veramente incredibile. Quindi un po' di preoccupazione c'è anche per questo, perché poi subito dopo dovremmo riemergerci subito nel cammino del campionato e speriamo, ecco, che non ci comporti anche qualche infortunio. Quindi un po' di preoccupazione c'è, più forse per quello che ci porterà via a livello di energie psicofisiche, eventualmente speriamo di infortuni. Ecco, non vorremmo complicarci il campionato per una Coppa Italia che riteniamo sì importante, però l'obiettivo principale nostro, è inutile nasconderci, è la Serie A1. Benissimo presidente, grazie per essere intervenuto. Grazie a voi.
Per la Serie B, altra sconfitta per la Virtus Fondi, che non riesce a guadagnare i 3 punti contro il Foligno come all'andata, in quelli che risultano essere gli unici punti stagionali per il team di Paolo Di Simoni. Come al solito, la tanta buona volontà non è bastata ai rossoblu fondani, così come la doppietta di Riccardo Fantin e la rete di Simone Olleia. Nel prossimo turno i pontini affronteranno fuori casa la Innova Carli Sport Ariccia. Si tratta della seconda della classe, posizionata sulla piazza d'onore insieme ad Acquedotto e Futsal Isola, ad una sola lunghezza dalla capolista Prato Rinaldo. In Serie C1, brutto scivolone della Ginnastic Studio Fondi sul campo della Casal Torraccia Roma, davanti ad uno scatenato Gambelli, autore di ben 6 reti, i ragazzi di Paluzzi hanno offerto una prova incolore, subendo per tutta la gara la maggiore qualità dei romani. Nel prossimo turno i gialloblu affronteranno tra le mura amiche del Palasport di Fondi l'Atletico Ferentino di mister Luciano Mattone, che naviga nei bassi fondi della classifica e che nell'ultimo turno ha superato il Pomezia Laurentum con il punto di 8-4. E ora per gli altri campionati di Serie C2 e di Serie D, chiamiamo in causa il collega Daniele Porcelli. Buonasera Domenico e buonasera a tutti gli amici appassionati del calcio a 5. Ci ritroviamo come ogni lunedì per questo nuovo appuntamento con i risultati e le classifiche per quanto riguarda il campionato regionale di Serie C2, dove praticamente resta tutto invariato in alto alla classifica, poiché le prime 4 della classe non conoscono ostacoli. Andiamo con i risultati della 19ª giornata nel girone C di Serie C2. A Cisterna, Anni Nuovi Ciampino batte Vigor Cisterna 1994-7-4. Velletri, CCP 1987-2-0. Terracina Calcio, Atletico Anzio Lavigno 9-6. Minturno, Cisterna 13-2. Eagles Aprilia, Città di Minturno 6-2. Aprilia, Città di Pontini, abbatte Pontina Futsal 4-0 e chiude il quadro dei risultati il Real Castelfontana, che si è imposta sulla Connect per 4-1. Per una classifica che vede quindi al comando la formazione allenata da Andrea Cardillo a 50 punti, segue a 2 punti, 2 lunghezze di ritardo, il Real Castelfontana. Anni Nuovi Ciampino 41, Eagles Aprilia 37, CCP 1987-26. Sale ancora il Terracina a 26 punti, che va a scavalcare appunto la Connect fermata dal Real Castelfontana, che si stabilizza a 24 punti. Si ferma l'Atletico Anzio Lavigno a 23 punti, Città di Minturno scivola di posizioni 22, Città di Minturno Cisterna 21, Città di Pontinia 20, Velletri 19, Vigor Cisterna 1994-18 e chiude la classifica a 8 punti il Fanalino di Cuta Pontina Futsal. Prima di andare a dare lettura del quadro per quanto riguarderà la 20ª giornata, andiamo a seguire invece il servizio realizzato da David Da Silva a Scauri tra la formazione del Minturno e il Cisterna. Cordiale buonasera dal Pala Borelli di Scauri, da Daniele Porcelli. Le riprese esterne per questo confronto sono affidate a David Da Silva. Le squadre al centro del campo, dirigerà il confronto il signor Luigi Galardo della sezione di Cassino. Un minuto di raccoglimento per ricordare la figura di Rolando Conte, grande appassionato di calcio, grande protagonista proprio qui a Minturno, ha costruito veramente tanto per questa cittadina e vuole essere ricordato con questo minuto giusto e doveroso. Il dirigente sportivo ricordato anche dalla società sportiva dilettantistica Minturno per questa figura che ci ha lasciato, Rolando Conte. E quindi intanto c'è la possibilità per Morera, il gol dopo 46 secondi. Si sblocca anche il risultato qui al Pala Borelli, Minturno 1, Cisterna 0. Nonne spara la porta, arriva anche Stanziale, ma arriva D'Ambrosio e c'è il pareggio del Cisterna.
Settimo minuto e Ambrosio, Tonino Ambrosio pareggia i conti 1-1, tutto da rifare per il minturno. Stanziale, la Sciaffaria, dalla parte opposta trova Riso, in mezzo c'è Moreira, gioco di gambe, c'è il vantaggio con Riso. Moreira, la finta di gambe per Faria, ancora Moreira, c'è Faria, la possibilità del tiro e c'è il gol con Stanziale. Moreira ancora libera, si libera dalla marcatura dell'avversario, c'è il gol, splendido il gol di Alves che si è liberato al centro dell'area davanti a Tesei, lo ha battuto, si porta in mezzo al campo, bello il preziosismo di cui si fa gioco, adesso anche Moreira, il tacco da parte di Colacicco, forse con la suola arriva anche il gol per Antonio Colacicco. Parte il tiro, parte anche Nonne, ed è il gol, la deviazione, il gol per il Cisterna. Faria in mezzo al campo, c'è Alves, il tiro da parte di Colacicco e la doppietta personale, 26esimo. E si torna in campo, secondo tempo della sfida tra Minturno e Cisterna per la 19esima giornata del girone C della Serie C2. Riso finisce a terra, finta con il corpo e c'è il gol da parte di Moreira, spettacolare il gol da parte di Moreira, 4 minuti della ripresa. Faria ci prova a fare un gioco prezioso, Anderson il tiro, rete! Gol di Anderson al 17esimo. Faria in mezzo, Colacicco e arriva il gol di Colacicco, poker personale. Nono corre per il Minturno, adesso arriva il bel gol sul diagonale. Cisterna adesso continua sempre a soffrire, riesce a difendersi come meglio può. Alves, arriva il gol. Moreira, ancora la finta e il tiro di Moreira, 13-2, ancora dilaga il Minturno. Arriva in questo istante il triplice fischio finale, Minturno batte Cisterna per 13-2. Bene, grazie quindi anche alla regia e al supporto del servizio, come detto realizzato da David Da Silva. Andiamo invece a scoprire quanto potrà accadere la prossima settimana con il programma della 20esima giornata. Città di Pontinia, Anni Nuovi Ciampino, Atletico Anzio Lavigno, Eagles Aprilia, Pontina Futsal, Minturno, CCP 1987, Real Castel Fontana, Connect, Terracina Calcio, Cisterna, Velletri e Città di Minturno Marina, Vigor, Cisterna 1994. Come avete visto, quindi il quadro, il programma si compone di interessanti scontri, soprattutto per quanto riguarda le formazioni impegnate nella parte bassa della classifica e quindi cercheranno di strappare punti preziosi per non arrivare verso la fine del campionato con l'acqua alla gola. E dopo aver parlato ampiamente del campionato regionale di Serie C2, invece ci trasferiamo nel campionato provinciale nei due raggruppamenti. La vittoria con cui lo Sporting Giovani Risorse si è imposta di misura nei confronti del Real Podegora, 7-6, il risultato, partita veramente entusiasmante, ne seguiremo anche le immagini, ma grazie a questa vittoria la formazione allenata da Notarzanti può agganciare proprio in vetta alla classifica il Real Podegora. Andiamo con i risultati della 17esima giornata. Real Terracina batte Flora 92-6-4. Accademia Sport PR 2000 Aprilia 5-2. Antonio Palluzzi batte Real Latina 3-1. Sporting Giovani Risorse Real Podegora 7-6. A casa Lazzara United Aprilia batte Parrocchia San Giuseppe 10-1. Latina Scalo si aggiudica il derby contro la Virtus Latina Scalo per 3-1. Sonante sconfitta per quanto riguarda la Virtus Terracina a Roccamassimo contro la formazione di Emiliano Antici per 13
a 4. Ma prima di tutto è doveroso andare a seguire attentamente quanto è accaduto alla Pala Bianchini sabato sera con il servizio realizzato da Gianluca Bologni ed Enrico Pasquali Coluzzi. Linea alla regia. Thank you.
Quindi una classifica, dicevamo proprio in apertura, prima dei risultati, che vede al comando a questo punto, da questa settimana, due squadre appaiate a 41 punti. Si tratta dello Sporting Giovani Risorse e Real Podegora. Ad una lunghezza di ritardo, sempre compatta, la coppia formata da Accademia Sport United Aprile a 40 punti. Molto più distante, per la precisione, a 34 punti, il Real Terracina. Antonio Palluzzi segue a 33, Atletico Rocca Massima 29, Latina Scalo Cimil 27, Real Latina 18, PR 2000 Aprilia 17, 12 punti per la Virtus Terracina, 9 per Flora 92, Parrocchia San Giuseppe 6 punti, chiude il fanalino di coda Virtus Latina Scalo. Andiamo invece a seguire anche un altro servizio, quello realizzato da Gianfranco Marceddu e Domenico Antonelli a Rocca Massima. Il confronto che andiamo a seguire è Atletico Rocca Massima Virtus Terracina. Dopo aver visto così tanti gol, spettacolari azioni con le belle vittorie appunto per lo Sporting Giovani Risorse e dell'Atletico Rocca Massima, andiamo a vedere quanto ci propone il prossimo fine settimana con la 18ª giornata di questo campionato, il campionato provinciale. Si aprirà venerdì sera naturalmente con il confronto, l'anticipo tra la Virtus Latina Scalo e il Real Terracina, ma altro in importante confronto quello al Ciotti di Borgo Podegora, dove la formazione di Davide Pagassoni affronterà l'Antonio Palluzzi. Sarà poi sabato pomeriggio seguirà con i scontri tra Accademia Sport, Atletico Rocca Massima, Real Latina, Parrocchia San Giuseppe, Flora 92, Sporting Giovani Risorse,
PR 2000 Aprilia, United Aprilia, mentre il quadro della giornata si chiuderà domenica mattina al Palacarucci tra la Virtus Terracina e il Latina Scalo Cimil. Lasciamo quindi il campionato provinciale, il girone A per l'esattezza, dove abbiamo visto cosa è accaduto, e ci trasferiamo invece al sud pontino con il raggruppamento B, dove praticamente nel derby fondano riesce ad avere la meglio Lord Ranch 97 grazie al successo per 5-3 in casa della Vis Fondi. Una bellissima partita, veramente rabbrividi anche nel fatto dell'episodio che poi ha portato all'infortunio tra Pannozzo e Doresti, per fortuna con poche conseguenze, o meglio nulla conseguenze per entrambi i giocatori. Old Ranch, che tra l'altro si avvicina, rosicchia 3 punti importanti alla capolista e quindi mette il sale sulla coda alla formazione allenata da Fabio Padula. Vento a Ventotene, Atletico Gaeta batte Ventotene 11-3. Olympus Sporting Club, Atletico Marano, la sospesa al 23esimo per nubifragio, non era possibile andare avanti con la tanta pioggia che stava cadendo sul terreno del gioco. L'arbitro non se l'è sentita quindi di andare avanti, è d'accordo con i capitani, ha dichiarato la sospensione del confronto con l'Atletico Roccamassima e l'Atletico Marano, in vantaggio per 1-0. Pareggio tra DLF Formia Calcio e Atletico Sperlonga 4-4. Il Tremenzuoli batte il Formia 1905 per 7-4. Fis Fondi battuta dall'Old Ranch per 5-3. Il Palavagnoli si impone di misura sullo Sporting Terracina per 4-3. Per una classifica che vede quindi al comando ancora la Vis Fondi 41, ma le distanze, quindi il ritardo dalle inseguitrici, a questo punto si accorcia. Old Ranch e Atletico Gaeta a 38, Olympus Sporting Club 26, Pala San Giovanni Spigno 24, Palavagnoli 89, Atletico Sperlonga 22 punti, 21 punti troviamo Atletico Marano e Sporting Terracina, 18 punti per il Tremenzuoli, dopolavoro Formia Calcio 10 punti, 5 punti per il Formia 1905 e chiude il fanalino di coda Ventotene. Ma prima di andare a vedere andare a dare lettura del programma della 18esima giornata, seguiamo il servizio realizzato da David Da Silva nel derby fontano tra la Vis Fondi e l'Old Ranch. Allora, dopo gara in interessanti derby fondano, che si va a sorridere all'Old Ranch inseguitrice 6 punti, ma a questo punto le distanze si riducono a 3. Mauro Carnevale, protagonista assoluto, una tripletta in questa splendida serata, anche se non molto nel finale. Sono contento della partita, ringrazio tutta la mia squadra, è stata una partita abbastanza agguerrita da entrambe le parti. Penso che comunque noi abbiamo fatto il nostro dovere per meritarci la vittoria, perché la meritavamo assolutamente, visto anche alcuni errori secondo me arbitrali, però non stiamo qua a replicare l'arbitro. E sono contentissimo della mia prestazione, della prestazione di tutti i ragazzi al mio fianco. Ringrazio i nostri due mister, Parisella e Divez. Comunque una partita stupenda. Fabio Padula, arriva la prima sconfitta di questa stagione, ma la Vis Fondi però non perde la vetta della classifica. No, infatti una cosa importante è proprio questa, che comunque nonostante questo, la prima sconfitta, siamo sempre i primi, abbiamo sempre 3 punti di vantaggio. E i ragazzi devono, come ho detto negli spogliatoi, devono stare a testa alta, perché stiamo facendo un campionato straordinario e un passo falso ci può stare. Purtroppo peccato che è proprio nel derby contro la diretta inseguitrice, però adesso ci rimetteremo di nuovo al lavoro per portare a termine questo campionato. E chiudiamo quindi con il girone del sud pontino, vedendo quello che potrà accadere la prossima settimana. Scontri veramente importanti con le inseguitrici della capolista, pronte ancora a rosicchiare i punti.
La Vis Fondi sarà impegnata al Palacarucci sabato pomeriggio contro lo Sporting Terracina, mentre le dirette inseguitrici dovranno giocarsela in casa. L'Atletico Gaeta contro la DLF Formia Calcio, mentre l'Olderense vorrà vendicare la sconfitta patita all'andata contro il Tremenzuoli. Le altre gare in programma saranno Formia Calcio contro il Ventotene, questa si giocherà domenica mattina, San Giovanni Spigno, l'Impus Sporting Club e Atletico Maranola, Palavagnoli. Per questa settimana è tutto, io vi ringrazio della cortese attenzione e vi lascio ancora in compagnia di Domenico Ippoliti. Buonasera. Completata dunque anche per questa settimana la consueta panoramica su tutti i campionati dalla A2, dai fasti che vedono protagonista la Rapido Latina fino alla Serie D con le sfide avvincenti dell'ultimo turno, a me non resta che ricordarvi di seguirci sul nostro sito mondofutsal.net e poi youtube.com/mondofutsal.tv. È veramente tutto, l'appuntamento è alla prossima puntata, grazie per averci seguiti.